La procura antimafia di Palermo ne è certa. Le prove raccolte a carico di Emanuele Bonafede e della moglie Lorena Ninfa Lanceri sono più che sufficienti per dimostrare in un processo l'accusa che li ha portati in carcere. La coppia ha ospitato più volte nella casa di Via Mare 89 a Campobello di Mazzara l'allora latitante Matteo Messina Denaro, mesi in cui il boss stragista allora ricercato andava spesso a pranzo o a cena dei Bonafede Lanceri che si premuravano di controllare nell'imminenza del suo arrivo o quando doveva uscire per far ritorno nella casa dove si nascondeva, che nessun occhio indiscreto potesse individuarlo. Il pool della Procura di Palermo che indaga sui fiancheggiatori di Messina Denaro, il procuratore Maurizio De Lucia, l'aggiunto Paolo Guido, i sostituti Gianluca De Leo e Piero Padova ha depositato la richiesta di giudizio immediato che è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari Antonella Consiglio. L'udienza per Bonafede Lancieri è stata fissata il 10 luglio a Marsala. Ad inchiodare i due imputati sono state le riprese di alcune telecamere all'esterno dell'abitazione della. Coppia in via Mare 89 a Campobello di Mazzara. Emanuele Bonafede, il fratello di Andrea e il dipendente del comune di Campobello di Mazzara, arrestato con l'accusa di essere il postino di Matteo Messina Denaro, avrebbe recapitato le ricette mediche che servivano al boss per sottoporsi alle cure necessarie per il tumore di cui è affetto.